Ora, nell'ultima parte dell'articolo, Brindelli spiega perché la confusione fra queste due scienze così diverse tra loro, cioè trattare l'economia come se fosse una scienza naturale, quindi lo scientismo, porta al totalitarismo e alla decadenza economica di lungo periodo. Bisogna prima però riflettere sul ruolo degli scopi e della conoscenza individuale nei tre diversi tipi di ordine descritti sopra, l'ordine naturale, razionale e spontaneo. Cosa accade nell'ordine naturale? Gli scopi e le conoscenze individuali dei singoli individui non giocano nessun ruolo, perché le leggi naturali non dipendono né dal risultato, cioè non sono il risultato né dell'azione pianificata di un direttore, diciamo, né del suo progetto razionale, né dell'azione dei singoli individui. Quindi ai fini delle leggi della natura non ha nessuna importanza conoscere gli scopi dei singoli individui e le loro conoscenze individuali. In un ordine razionale o positivo, invece, lo scopo è quello di colui che ha progettato o che ha progettato il sistema. Per esempio, il progettista della navetta Virgin Galactic. E lo scopo appunto è realizzare profitto attraverso il turismo spaziale. Anche la conoscenza che è necessaria per costruire la navetta è la conoscenza di chi l'ha progettata. E gli operai che eseguono la costruzione seguono le istruzioni, i comandi che ricevono. Quindi nell'ambito del loro lavoro gli operai agiscono in funzione di un unico scopo stabilito dall'alto sulla base di una conoscenza che non è la loro ma che anche quella proviene dall'alto. Quindi un ordine razionale o positivo è praticamente un progetto ingegneristico. C'è uno scopo che viene pianificato e deciso dall'alto, da una cabina di regia, e c'è anche una conoscenza che bisogna impiegare per realizzare quel progetto che viene decisa e proviene dall'alto. Perciò né gli scopi né le conoscenze provengono dalla base, ma provengono dal vertice della piramide, da una cabina di regia, da un pianificatore centrale. E questo, va bene, si chiama organizzazione, è una struttura sociale che non è negativa in sé, perché appunto il progresso richiede anche la realizzazione di tanti progetti come appunto questa navetta spaziale. Dice infatti Brindelli, la realizzazione quasi di ogni progetto umano dipende dall'esistenza, cioè richiede una struttura organizzativa e un ordine razionale. Quello che è devastante è quando si cerca di ingegnerizzare la società intera e il mercato nel suo complesso. Questo è devastante dal punto di vista economico o quando appunto si vuole gestire la società attraverso un'operazione di ingegneria sociale, come se la società e l'economia fossero un'organizzazione che va pianificata nei dettagli da una regia, da una direzione centrale. Quindi quando viene fatta questa sostituzione, cioè l'ordine sociale spontaneo viene sostituito con un ordine sociale razionale, e allora si producono dei guasti terribili. Infatti, dice Brindelli, in un ordine spontaneo lo scopo e la conoscenza non devono provenire dall'alto, dal vertice di una piramide, da un pianificatore, da una regia centrale, ma devono essere gli scopi e le conoscenze che vengono dal basso, di ogni singolo attore economico, di ogni singolo individuo. Gli individui, infatti, senza che fosse minimamente nelle loro intenzioni, contribuiscono a realizzare l'ordine spontaneo, come appunto dicevamo può essere il libero mercato. Ma pensiamo anche alla legge come principio, che è una selezione culturale derivante da un processo spontaneo, selezione culturale di usi e convenzioni di successo. Quindi sono i singoli individui che contribuiscono senza esserne consapevoli a realizzare un ordine spontaneo come quello di mercato. E ciascuno contribuisce attraverso i suoi scopi e la sua conoscenza, i suoi interessi privati personali, le sue priorità, i suoi gusti e così via. Ciascun individuo non ha minimamente intenzione di contribuire alla formazione, per esempio, del tasso di interesse di mercato.
e più in generale di contribuire al funzionamento del mercato, perché il mercato non è un'organizzazione, il mercato è un ordine spontaneo. Ed è proprio questo che risulta inconcepibile agli scientisti, che sono incapaci di concepire l'ordine spontaneo, sono incapaci di capire che un ordine può emergere senza il progetto di qualcuno, senza il progetto razionale consapevole, ma emerge semplicemente dall'interazione di una miriade di individui, ciascuno dei quali ha i suoi scopi particolari, e una conoscenza dispersa, una conoscenza individuale, che insieme agli scopi particolari di ciascun attore, di ciascun agente economico, di ciascun individuo, ne indirizza l'azione umana, cioè ne indirizza il comportamento, le scelte. E agli scientisti appare inconcepibile che da questi comportamenti totalmente scorrelati dei singoli individui possa emergere qualcosa di utile per tutti, anche per gli altri, come appunto è l'ordine spontaneo di mercato, senza che ciò sia minimamente nelle intenzioni dei singoli individui. Gli scientisti non riescono ad accettare la mano invisibile di Adam Smith, perché non riescono a concepire qualcosa che possa essere utile all'uomo senza che sia stato progettato da qualcuno. Non riescono a concepire l'ordine spontaneo, perciò lo sostituiscono con l'ordine razionale. Sostituiscono per esempio il tasso di interesse di mercato con quello deciso arbitrariamente dal pianificatore centrale, cioè le banche centrali, sostituiscono il denaro con il denaro fiat, ormai da un secolo, è avvenuto questo un secolo fa, e così facendo producono tirannia e catastrofe economica. La tirannia perché nell'ingegneria sociale le persone non sono più libere, sono trasformate in operai al servizio degli obiettivi collettivi. Gli obiettivi collettivi sono l'interesse generale, il bene comune, che sono frasi vuote, senza senso, perché esistono soltanto interessi particolari dei singoli individui che sono diversi dall'uno all'altro. Questi obiettivi collettivi, l'interesse generale, il bene comune, sono definiti e imposti arbitrariamente dal pianificatore centrale. Quindi il pianificatore centrale realizza una forma di ingegneria sociale ed economica, trasforma quello che dovrebbe essere un ordine spontaneo, il libero mercato, in un ordine razionale, in cui i singoli individui non sono più liberi di agire individualmente, ma sono costretti a lavorare al servizio di questi obiettivi collettivi definiti e imposti arbitrariamente dal legislatore o dal pianificatore centrale. E questo porta, oltre che a una riduzione della libertà individuale di ciascuno, anche alla catastrofe economica, perché il libero mercato funziona bene come ordine spontaneo perché si basa sulla conoscenza dei singoli individui, una conoscenza che è individuale, una conoscenza di tempo e di luogo, cioè ciascun individuo, ciascun attore economico conosce meglio di qualunque pianificatore centrale quello che sta accadendo nel luogo in cui vive e in quel momento. Questa conoscenza individuale è dispersa capillarmente fra le persone ed è infinitamente maggiore, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, della conoscenza che può avere un qualunque pianificatore o un gruppo di pianificatori, per quanto saggi, esperti o per quanto potenti siano i computer che usano. Quando viene sostituito l'ordine spontaneo con un ordine razionale, si perde questa conoscenza capillare e periferica, viene sostituita dalla conoscenza centralizzata del pianificatore e non viene più svolta la funzione fondamentale dell'ordine spontaneo, che era quella di fissare il sistema dei prezzi e il tasso di interesse di mercato. Questa funzione non può più essere svolta perché i pianificatori centrali non hanno la conoscenza adeguata per poterlo fare, perché quella conoscenza è capillarmente dispersa fra le persone, non può essere raccolta, non può essere centralizzata a disposizione di un pianificatore centrale. Perciò il sistema economico entra in crisi e crolla. Mises immagina questa analogia, è come una barca nella nebbia che perde la bussola qualunque altro sistema di orientamento. Il sistema di orientamento è il sistema dei prezzi. Il problema fondamentale del socialismo è un problema di calcolo economico. Senza prezzi, cioè con i prezzi decisi dai burocrati, decisi in modo arbitrario,
è impossibile organizzare e prendere le corrette decisioni economiche. Tornando al discorso dell'Unione Sovietica, i burocrati sovietici, per loro era impossibile fissare prezzi al di fuori del libero mercato, però copiavano i prezzi dell'Occidente e lo stesso facevano i nazisti tedeschi, quindi bolscevichi russi e nazisti tedeschi cercarono di realizzare il socialismo. Ricordiamo che il socialismo è sia di destra che di sinistra. È il pesante interventismo dello Stato che trasforma gli ordini spontanei, sociali e di mercato in ingegneria sociale e di mercato. Cioè, li trasforma in organizzazione attraverso l'economia di piano, attraverso piani centralizzati per modellare, come un ingegnere sociale, modellare la società e modellare il sistema economico. Quindi, bolscevichi russi e nazisti tedeschi riuscirono a superare l'impossibilità del calcolo economico nei loro sistemi socialisti perché questi due sistemi socialisti, comunismo e nazismo, funzionavano all'interno, cioè si trovavano all'interno di un mondo che era ancora basato sul capitalismo e l'economia di mercato. Quindi i governanti di questi stati socialisti, comunismo e nazismo, prendevano le decisioni sui prezzi stabiliti all'estero. Senza l'aiuto di questi prezzi, le loro azioni e i loro comportamenti sarebbero stati senza scopo e senza direzione. L'interventismo di un pianificatore centrale distrugge ogni cosa. La sostituzione di un ordine razionale a un ordine spontaneo, qui Brindelli fa degli esempi, manipolazione monetaria del credito, corso forzoso, spesa pubblica, investimenti pubblici, dazi, sussidi, regolamentazioni, discriminazione fiscale, tasse, questi sono tutti interventi dei pianificatori centrali che vanno a distruggere gli ordini spontanei. Sono tutte azioni, tutte opere di ingegneria sociale o economica e distruggono il sistema dei prezzi, ma non solo. Distruggono tutti questi interventi l'estro delle persone, la loro vitalità intellettuale, l'inclinazione al coraggio, a provare, a tentare l'impresa, l'impresa economica, la loro individualità, la creatività, l'imprenditorialità.